Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa diretta streaming di promozione del concorso artistico L'universo è la sua casa, la madre terra la nostra. Io sono Claudio Guzman dell'associazione Leiji Matsumoto, oggi avremo con noi tantissimi ospiti. Questo concorso è stato indetto appunto dall'associazione Leiji Matsumoto con il patrocinio della città metropolitana di Torino e con il supporto di Wacom, che ringrazio fin da subito. È un concorso che è stato indetto a novembre. La premiazione di questo concorso doveva essere fatta proprio a novembre dello scorso anno, ma come molti di noi sanno, il maestro Leiji Matsumoto è stato male e per cui abbiamo dovuto differire i tempi della premiazione ed eccoci qui quindi per questa diretta oggi tutti insieme. Quindi io, siccome vorremmo dare spazio, diciamo, a chi ha partecipato al concorso, quindi prevalentemente ai ragazzi e ovviamente ai docenti che li hanno supportati nella partecipazione a questo concorso, passerei subito la parola per l'introduzione, i saluti istituzionali, alla dottoressa Barbara Azzarà, consigliera della città metropolitana di Torino, con delega, ha molte deleghe, almeno io conoscendola sul web, ho visto perché non ci conosciamo direttamente, ne ha veramente tante, ne cito due di deleghe, dottoressa, spero di non sbagliare, l'istruzione e l'ambiente, perché comunque sono due deleghe che in qualche modo hanno a che fare con questo concorso. E di conseguenza a lei per i saluti. Grazie, dottoressa. Grazie, intanto ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la giornata di oggi. Visto le difficoltà, abbiamo avuto appunto il maestro che, come sappiamo, per fortuna adesso sta bene. Abbiamo addirittura una pandemia in atto e beh, nonostante questo, insomma, siamo riusciti, grazie appunto alle professionalità qua presenti. Ringrazio anche Patrizia da Milano della città metropolitana che ha seguito per noi tutto il percorso. Siamo riusciti a dare, come giusto che sia, dignità a questi ragazzi che hanno partecipato al concorso appunto in autunno scorso. Quindi come città metropolitana siamo davvero contenti di poter realizzare la giornata di oggi e insomma lascio spazio anch'io ai ragazzi che sono i veri protagonisti. Perché insomma, quando c'era Capitan Harlock avevo più o meno la loro età e sono anch'io molto emozionata di vedere i loro lavori e vedere esattamente se hanno, insomma, in un certo modo sentono quelli che erano i messaggi, come giustamente si diceva prima, proprio relativi all'ambiente e all'istruzione, che sono quelli che hanno contraddistinto le opere del maestro e quindi in particolare Capitan Harlock a cui facciamo riferimento. Spero che poi il maestro possa tornare nella nostra città di Torino in un momento ovviamente che non sia quello odierno, perché spiace di non aver potuto proseguire insomma il tour che la città aveva organizzato per lui. Grazie. Grazie, grazie a lei dottoressa e grazie soprattutto per il sostegno che noi abbiamo sentito molto vicino da parte della città metropolitana di Torino per un qualcosa che appunto era organizzato a novembre dalla nostra associazione culturale e abbiamo quindi oggi con noi Francesco Nicodemo che in qualche modo timona un po' le attività dell'associazione stessa e quindi è per noi anche il punto di contatto con il maestro Leiji Matsumoto. Penso che tanti ascoltatori si chiedano come sta il maestro, quindi a te Francesco la parola. Sì, grazie, grazie a tutti. Buongiorno innanzitutto a tutti gli intervenuti e a quelli che ci stanno ascoltando. E, no, io mi sento di rassicurare tutti sulle condizioni di salute del maestro. Noi l'abbiamo visto alla fine di febbraio, poco prima che scoppiasse nel nostro paese la pandemia, da lui, per sottoporgli appunto gli elaborati, poi penso che ne parleremo. Avremo anche forse delle immagini di quel giorno e il maestro appunto sta molto bene, ha recuperato completamente. La sua salute è piena, lavora e tra l'altro appunto sta pubblicando sui suoi social giapponesi e noi le stiamo spesso riprendendo sulla nostra pagina Facebook delle fotografie proprio molto recenti che appunto dimostrano come sia ormai tornato la persona che è sempre stata prima dell'incidente appunto che gli è occorso a Torino. Il maestro è stato particolarmente dispiaciuto proprio di non aver potuto premiare direttamente i ragazzi durante la sua visita in Italia perché era uno degli appuntamenti a cui teneva di più. Il maestro ha una grossa predilezione per i ragazzi, per i giovani, non soltanto ha scritto espressamente per loro moltissime opere di quelle
numerose che ha fatto nella sua carriera, ma appunto è a sua volta un educatore in Giappone, insegna in diverse università, è il presidente della Federazione dei Giovani Astronauti Giapponesi, un'associazione, un ente che si occupa di istruire i giovani sullo spazio, sulle sue meraviglie, sui suoi segreti, e in tutte le conferenze, anche quelle che aveva fatto appunto a Torino le prime, ha sempre parlato della sua infanzia e della sua giovinezza come di un momento formativo, che è poi molto importante per tutto quello che viene, cioè la persona adulta si fonda soprattutto sulle esperienze che ha vissuto da ragazzo. Lui ha avuto un'infanzia difficile nel periodo della guerra, segnata dalla povertà, però nonostante questo ne ha un ricordo ottimo e ribadisce sempre che le esperienze avute da ragazzo, da giovane, sono quelle che poi appunto gli hanno permesso di diventare l'uomo che è oggi. Quindi è sicuramente ha guardato con grande favore a questo concorso e quindi appunto ci ha chiesto, quando siamo stati da lui, di portare i saluti e i complimenti a tutti i partecipanti, anche per l'alto livello qualitativo degli elaborati che gli sono stati sottoposti. Grazie Francesco, sono insomma delle belle informazioni, sapere che il maestro è in salute, e sicuramente questo farà piacere a tutti. Ora io, prima di entrare un po' più nel vivo, anche proprio tecnicamente del concorso, quindi dare poi la parola a Patrizia da Milano e Vittorio Pavesio, vorrei chiedere dal suo punto di vista, Alessio Tommasetti, come ambassador Wacom, quindi sponsor di questo progetto e di altri che si tenevano appunto quando il maestro era venuto in visita in Italia, in particolare a Torino, tu sei uno dei pochi fortunati che in qualche modo ha avuto modo di incontrarlo e anche di trattare con lui. Lui parla spesso di giovani, di arte, tu sei architetto, che cosa ci vuoi dire quindi a proposito, Alessio? Grazie Claudio, grazie a tutti, grazie per questo concorso che secondo noi può essere qualcosa di molto importante per i ragazzi. Io ai ragazzi direi approfittiamo anche di questi momenti così difficili, il maestro ce l'ha insegnato anche reagendo in maniera così rapida al brutto malore che ci ha tenuto tutti uniti quei giorni a novembre, li ricordo benissimo. E mandiamo anche la foto del maestro, che così posso svelare anche già il premio. Claudio, che dici? Sì, possiamo farlo, assolutamente, no? Certo, eccolo. Sì. Qui il nostro premio Wacom con il maestro che lo sta alzando, caratterizzato con il teschio bellissimo che vuol dire speranza, che vuol dire reazione. Quindi io dico, oggi si può reagire, ci sono tanti mezzi per poterlo fare, il digitale non è più così freddo come era un tempo, possiamo utilizzarlo anche per fare arte, ce l'hanno dimostrato i vostri ragazzi, vorrei dire i miei ragazzi, perché comunque poi magari me li ritroverò in qualche lezione all'università e mi farebbe molto piacere, il futuro è proprio loro, lo stanno scrivendo in maniera perfetta, quindi sono molto contento, grazie mille. Grazie a te Alessio, eccoci qui, quindi andiamo a conoscere un po' meglio questo concorso, quindi un po' più da vicino il bando, in cosa consisteva, e per fare questo ci facciamo supportare da Patrizia da Milano, che voglio ringraziare personalmente, perché in effetti questo concorso, se ha avuto successo, lo dobbiamo, mi permetto di dirlo, grazie al suo incondizionato supporto, che a partire da settembre, ottobre, no, prima dell'arrivo del maestro a Torino, ha dato per il successo di questa iniziativa. A lei, Patrizia. Grazie, buongiorno a tutti. Ricordo il titolo del concorso, l'universo è la sua casa, la madre terra è la nostra, l'universo è la sua casa, proprio quella di Capitan Harlock. È destinato, per chi sta ascoltando e non ha partecipato al concorso, agli studenti dei licei artistici di Torino e di Città Metropolitana. Il tema del concorso, quindi, è stato quello del rispetto dell'ambiente e della madre terra come casa nostra. Questo in quanto Matsumoto, classe 1938, pur avendo iniziato a lavorare da giovanissimo, fin dall'inizio si può dire è stato un visionario, perché in tutte le sue opere ha sempre affrontato le tematiche ambientali, e quindi in particolare lo sviluppo sostenibile, i cambiamenti climatici, le migrazioni, la difesa dell'ambiente, che via via nel tempo sono diventate di attualità e oggi sono un'emergenza. Le finalità del concorso quindi sono proprio state quelle,
far dare uno spunto ai giovani, no? Mentre preparavano i loro elaborati, per interrogarsi su che cosa possono fare loro attivamente per lo sviluppo sostenibile e altrettanto sull'importanza di avere degli ideali e di saperli condividere con gli altri, perché soltanto così si può arrivare al bene comune, e questa è un'altra delle tematiche che si trovano in tutte le opere del maestro. Andando più sui requisiti, sulla parte tecnica del bando, i ragazzi hanno potuto partecipare decidendo se presentare un'unica tavola o fumetti, più tavole, come pure sono stati liberi di scegliere la tecnica loro più congeniale, quella preferita. Ovviamente è stata immediatamente istituita una giuria qualificata, presieduta da Vittorio Pavesio, che è un disegnatore e fondatore di Torino Comics, poi in giuria Sergio Giardo, fumettista, Pasquale Ruglio, sceneggiatore e scrittore, e infine Tiziana Rausse, che è un componente dell'associazione Matsumoto. I giurati hanno valutato tutti gli elaborati sulla base della tecnica, sulla base dell'attinenza alla tematica ambientale e sulla base dell'attinenza all'opera di Matsumoto, ovvero Capitan Harlock. Hanno quindi, in base ai loro giudizi, stilato una graduatoria e hanno scelto i tre migliori, i lavori migliori. Questi tre lavori sono poi stati valutati direttamente dal maestro, che è stato lui in prima persona a decidere il primo, il secondo e il terzo posto. Come ha già ricordato il dottor Tommasetti, c'è un premio, però oltre al premio ci sono anche, mi permetto di ricordare, qualcosa che forse per me è anche più importante, ovvero ci saranno degli attestati di merito a firma proprio di Matsumoto, perché penso che chi di voi vorrà cimentarsi tentando di diventare disegnatore o di diventare fumettista, sicuramente poter citare nel curriculum vitae una referenza simile non è cosa di poco conto. Vi ringrazio. Grazie mille Patrizia, quindi ci ha ricordato, insomma, un concorso con dei contenuti importanti, no? Perché si parla di ambiente, di natura, e quindi dei valori a cui sia l'opera di Matsumoto ha sempre fatto riferimento e che noi tutti dobbiamo ben tenere a mente. Passerei la Vittoria, la parola per i saluti all'amico Vittorio Pavesio, presidente della giuria, che ha sottoposto quindi alcuni tra gli elaborati in ultima analisi al maestro Leiji Matsumoto, per sentire un po' da lui come si è coordinato con gli altri giurati, quali sono stati gli elementi di decisione. Poi, insomma, penso non sia neanche facile, così, quando si ricevono tanti elaborati, sapendo che dietro c'è l'impegno, il sacrificio di giovani ragazzi che magari, come diceva la dottoressa da Milano, vogliono diventare disegnatori. Tu sei un disegnatore professionista, oltre che, voglio dire, fondatore di Torino Comics, quindi per la nostra città anche persona importante. Insomma, quali sono state le tue sensazioni in quei momenti di valutazione? Dunque, ciao a tutti, grazie di poter essere nel gruppo di questo bellissimo progetto. Mi onora moltissimo di poter avere a che fare con un progetto così interessante, e come tutti i progetti che hanno a che fare con i giovani, i ragazzi o che si vogliono, le nuove generazioni di artisti, per me è una grande soddisfazione farlo, ovviamente al di là della carica di presidente della giuria, ma ovviamente con dei colleghi amici che forse anche più di me hanno comunque l'esperienza e le capacità di valutazione. Io penso che una cosa importante di un concorso per giovani autori sia soprattutto lo stimolo per tutti, non tanto a una vera e propria competizione in cui vince il primo e gli altri perdono, ma sostanzialmente un grande stimolo a impegnarsi, a raggiungere degli obiettivi, a raccontare, a cimentarsi con la tecnica, con un tema specifico, che in questo caso è anche interessante, al di là ovviamente del tema sull'ambiente, che è importante, e dello stimolo così immaginario del grande maestro,
diciamo, per me è sempre un motivo per scatenare un qualcosa nelle menti, e il fatto che sia stato seguito da molti giovani, da classi, scuole, e ci sia stata la voglia tutti di fare un qualcosa di buono per ottenere, sì è vero, una meta, che è una vittoria, ma sostanzialmente tutti vincono nel momento in cui partecipano, secondo me, perché mettono alla prova le proprie capacità. Si sa benissimo che si tratta di bravi esordienti, ma esordienti, persone che non hanno un'esperienza ancora da poter utilizzare nel passato, ma bisogna pur partire da un punto. Il concorso, come tutti i concorsi per artistici di questa base, sono anche certe volte il punto di partenza di una carriera, di un'esperienza, sicuramente di un avvaloramento del proprio percorso di vita artistico e anche umano, e poi soprattutto stimola anche per chi poi fruisce, vede queste opere, questi elaborati, a sua volta avrà uno stimolo a poter avere più attenzione a certi ambienti, a certi argomenti come l'ambiente, eccetera, e poi anche, perché no, un tocco romantico e di ricordo per le cose viste da più giovani. E quindi appunto il Capitan Harlow, per prendere un esempio facile in Grazie. Questo argomento, vale per tutte queste tipo di, diciamo, è una bella cosa. E poi comunque io stesso, quando partecipo a queste cose, al di là dei galloni e delle cariche, è comunque uno stimolo anche per me per rimettermi, diciamo, ricaricare, diciamo, per dir meglio, le batterie e voler tornare a cimentarsi con qualcosa. Non si è mai arrivati e si è sempre nel gruppo di chi deve fare qualcosa di meglio. E poi soprattutto le menti giovani, per me che sono un po' più, insomma, non proprio un giovincello, porta voglia a tornare a essere quel giovane che iniziava, provava a sperimentare le tecniche. È bello, sono molto, molto contento di questo. Grazie mille per il tuo intervento. E per stare nei tempi, come abbiamo promesso, soprattutto dare spazio ai ragazzi, io passerei quindi alla prima sessione di premiazione. Quindi saluterei in questo momento, per rincontrarli alle 18:20 per la chiusura, proprio Vittorio Pavesio, Patrizia da Milano e Francesco Nicodemo, e darei spazio invece nella diretta streaming a Diana Buzulic, il professor Giuseppe Stassi, e se nel frattempo si fosse collegata, Elisabetta Oggero, dirigente scolastico del primo liceo artistico. Allora, darei subito spazio alla autrice di questo disegno, quindi la mettiamo subito in streaming con noi. Poi salutiamo gli altri e diamo spazio anche a tutti quanti. Io ricordo, Claudio, mentre facciamo partire anche gli altri, che i nostri utenti possono fare anche dei commenti che io sto facendo passare di volta in volta da YouTube, quindi verrete letti in diretta. Diciamo anche questa cosa molto interessante, e così possiamo far vedere anche i nostri commenti, i vostri commenti, e leggerli e ringraziarvi, insomma, li troverete anche poi nel video finale. Sicuramente è molto interessante, anche perché vedendo le tavole magari ci può essere qualche domanda, no? Anche tecnica, abbiamo insomma degli esperti con noi oggi, quindi se è possibile daremo anche delle risposte di valore. Benissimo, allora Diana, sei con noi, che cosa hai disegnato? Intanto io direi, Diana, tu sei con merito classificata al terzo posto di questo importante concorso, quindi davvero complimenti da parte mia. Complimenti. E tutti potranno farti complimenti. Complimenti, brava. Collegate. Bravissima Diana, davvero un grandissimo applauso per questa opera così bella, così particolare. Ci vuoi dire qualcosa? Che cosa ti ha ispirato? Un commento? Come mai sei arrivata a fare questa tavola? Intanto, nella sempre emozione, vorrei ringraziare per la possibilità di essere diventati qui, soprattutto ai professori, alla mia scuola, ma anche all'associazione, e soprattutto per essermi fatta sentire un po' nel mondo artistico, e di far sapere un po' il mio nome, sensibilità.
persone su un problema che veramente abbiamo in questi giorni, anche se durante la pandemia cioè, si è risolto per un pochettino, ma non possiamo dire che è proprio finale come pandemia. La cosa che mi ha ispirato di più è proprio il bisogno di avere un eroe che si salvi. Come in questo caso un pirata intergalattico che viaggia nell'universo e alla fine giornata vince. Ma spero di poter dare un messaggio ai giovani di essere loro gli eroi, di fare loro un cambiamento in questo mondo. Per ispirazione è proprio il mondo che mi circonda, cioè essere viva nel primo secolo e sapere che molte persone non se ne rendono conto che questa terra è casa di tutti, soprattutto, e che non la rispettano e la distruggono, e magari pensano che un giorno potremmo andare e andarcene di qua e essere in un posto migliore, mentre abbiamo lasciato di più in parlare. Infatti volevo proprio rappresentare Capitan Harlock che salva questo intermerente, questo pianeta di mondo. Grazie Diana, grazie per questo commento. Purtroppo non si sentiva benissimo, però abbiamo sicuramente captato delle cose importanti, tra l'altro di una ragazza giovane che voleva dare un messaggio ai giovani, questa è una cosa bellissima. Professor Stassi, lei ha seguito, immagino Diana vuole fare un commento rispetto, prego. Sì, intanto faccio anch'io i complimenti a Diana, perché ha fatto un ottimo lavoro. Sì, un aneddoto interessante è stato più che altro la discussione, no? Nel momento in cui ho presentato ai ragazzi il concorso, quando insomma in aula abbiamo iniziato a parlare un po' dei cartoni animati, loro non conoscevano Capitan Harlock, quindi è stato un modo un attimo per confrontarci su ciò che guardavo io, la mia generazione in televisione, quelli erano i cartoni animati, in questo caso il manga che guardavamo noi e quello che invece guardano loro o hanno guardato loro. E un po' era anche interessante il fatto che loro conoscono, a differenza della nostra generazione, loro conoscono prima i manga e poi gli anime. Noi invece siamo partiti direttamente dagli anime senza sapere neanche che si chiamassero anime. Oggi hanno una maggiore cultura, però ecco, per esempio, noi abbiamo avuto modo di usufruire di questi cartoni animati nella televisione pubblica. Loro invece li conoscono magari dei manga e poi li scoprono gli anime magari su internet, non vanno a cercare. Quindi insomma è stato anche interessante il dibattito e il confronto che è nato in aula. Questo è stato sicuramente qualcosa anche di divertente. Grazie professore per averci raccontato questo aneddoto, io cerco di dare un po' di ritmo per non essere poi in ritardo. Abbiamo collegato il dirigente scolastico, la dottoressa Elisabetta Ogero? Non la vedo Claudio, no? Probabilmente ha avuto un imprevisto. Io direi che facciamo emozionare per l'ultima volta Diana con questa bellissima immagine del maestro e poi possiamo passare a un altro classificato, se sei d'accordo. Sì, va bene, volentieri. Io intanto, mentre vediamo l'immagine, ricordo a Diana che riceverà un premio, quindi alcuni fumetti, alcuni manga di Leiji Matsumoto che sono editati appunto dalla nostra associazione. Grazie Diana. A voi. Salutiamo quindi Diana e il professor Stassi. E mentre loro escono, facciamo entrare Elena, Chiara, Zoe, la professoressa Aleci e, se fosse presente, il dirigente scolastico del liceo artistico Cottini, Antonio Balestra. Allora, facciamo entrare subito l'artista, quindi eccoci qui. Diamole subito la parola. Buonasera, buon pomeriggio. Buonasera. Elena, Chiara, Zoe. Buonasera, ciao Elena e complimenti. Allora, per introdurre la tua opera, ti posso dire che è stata osservata con grande scrupolo dal maestro Leiji Matsumoto, che
che a parte diciamo la premiazione che noi andiamo a fare, quindi quella del terzo, del secondo e del primo posto, ha voluto insomma dare una menzione al tuo lavoro. Lavoro molto particolare, adesso poi Alessio ce lo farà vedere, sì, che ha colpito il maestro per un aspetto, diciamo, tu hai raffigurato Capitan Harlock che esprime in qualche modo sofferenza, probabilmente legandolo al tema concorsuale, e quindi questo l'ha colpito, proprio la capacità che hai trasmesso con la sua opera di trasmettere in qualche modo dispiacere e sofferenza. Quindi la parola, oltre ai complimenti da parte mia per il tuo lavoro, a te Elena, per raccontarci un pochettino le tue emozioni legate a questo concorso. Allora, io penso che per trattare di un argomento di tale importanza sia, diciamo, necessario andare sul duro, perché, diciamo, se non diciamo la peggiore delle ipotesi, noi come razza umana siamo abbastanza, diciamo, pensiamo, lo facciamo dopo, mentre invece, dicendo, diciamo, la morte di Capitan Harlock in questo disegno è un monito per l'umanità, diciamo, perché nel caso se non ci diamo una mossa, se non facciamo qualcosa, rischiamo di morire anche noi, esattamente come in Capitan Harlock, che ci sono i politici che non si prendono cura del pianeta. Allora, rosso, tutto questo rosso è per creare un po' uno shock visivo, e da questo disegno non mi aspettavo arrivasse così in alto, perché è la seconda volta che uso la tavoletta grafica, e infatti devo ringraziare la mia professoressa Lidia Masala, che mi ha aiutata con Photoshop, e Elena Lecci, che mi ha sempre supportato, e anche la mia migliore amica Clarissa. Nel frattempo, grazie. Guarda, anche per te grandissima emozione il maestro che sta valutando, sta visionando il tuo disegno, quindi seconda volta in cui usi il digitale, però è già forse il più grande dei maestri che può giudicare il tuo lavoro. E facciamo anche, però, diamo anche il benvenuto alla professoressa Elena Aleci. Buonasera a tutti, ciao Elena. Buonasera professoressa. Non ho molto da aggiungere a quello che già ha detto Elena. Elena è di solito di poche parole, invece oggi è stata molto esaustiva, è una ragazza molto sensibile e profonda, molto appassionata alle tematiche ambientali, e quindi quando la collega Lidia Masala le ha proposto questa iniziativa, l'ha subito colta con grande coraggio, perché proprio come ha detto lei, era alle sue prime prove con la tavoletta grafica. E puoi dire anche Elena che ti sei appassionata, che anche tu adesso hai una tavoletta, adesso già da allora hai preso una tavoletta perché ti sei appassionata a questa tecnica, e quindi i tuoi risultati sono in continua crescita. E poi è benissimo anche quello che ha detto, io ero accanto a lei perché ho aiutato una mano anche dal punto di vista burocratico per le pratiche del concorso, e dicevo, ma sei proprio sicura di questo Capitan Harlock così malinconico? Lei era decisissima, ha detto sì, dobbiamo dare un segno del fatto che comunque le cose vanno affrontate e che il dolore può essere un passaggio per ottenere poi un lieto fine più avanti, quindi con pazienza e combattendo. E Elena è proprio una combattente, e quindi siamo fieri di lei. Bravissima Elena, complimenti davvero. Dottoressa Zarà, vuole fare un commento su questo Capitan Harlock così, insomma, impattante? Certo, assolutamente. Tanto complimenti a Elena per questo lavoro, e devo dire che anch'io sento da questo lavoro il dolore, diciamo, che provano i ragazzi, i giovani, rispetto alla situazione ambientale del nostro paese. Io posso dire che da politico mi sento chiamata in causa per quello che ha detto appunto Elena prima. Anche con il Covid stiamo comunque lavorando per cercare di lasciare ai nostri giovani un ambiente differente. Oggi ero proprio insieme a 5 paesi di Ivrea per poter dar vita a un nuovo parco, che è il Parco dei 5 Laghi di Ivrea.
quindi insomma cerchiamo di lavorare anche noi perché il mondo che sogniamo tutti e che sogna Elena diventi poi un pochino più una realtà. Grazie, bellissimo. Grazie dottoressa per questo bellissimo commento. Complimenti quindi ancora a Elena che, voglio dire, ha colpito anche l'opinione della nostra consigliera della città metropolitana di Torino. Alessio, tu sei un professionista, voglio dire, quindi rispetto a questa opera, ci sono dei commenti, dei suggerimenti che vuoi dare a Elena? Non so, qualcosa che si può aggiungere rispetto a questa meraviglia? Apro con i miei complimenti. Elena, hai letto anche dei complimenti che sono arrivati direttamente in streaming da persone che stanno vedendo la nostra live su YouTube. Quindi ti sono arrivati anche questi complimenti qui, insieme ai miei. Da professionista ti chiedo, vorresti continuare su questa carriera? Cioè, vorresti diventare un'illustratrice o una disegnatrice magari di fumetti? Ti piacerebbe farlo? Io... Perché io vedo già delle buonissime possibilità, delle buonissime basi. Hai un grande uso del colore, magari sulla forma, sull'anatomia, che è la parte più difficile forse della costruzione della figura per un'illustrazione. C'è ancora da lavorare, ma sicuramente questo ha un impatto, questa illustrazione ha un impatto visivo notevole, quindi ti faccio ancora i miei complimenti. Però appunto la mia è più una domanda... Se vorrei continuare a lavorare in questo campo qui. Io in realtà sono più orientata verso la scrittura, anche se magari scrivendo qualcosa ci tengo a illustrare i miei personaggi. Beh, perfetto, perché sappiamo che da un po' di anni i fumetti, quelli più autoriali, le graphic novel, sono dei romanzi illustrati. Potresti diventare una bravissima autrice di graphic novel e magari farne anche alcune molto importanti sul tema della natura, sul tema dell'ecologia, e sicuramente c'è bisogno di andare a istruire i giovani come te sul rispetto, no, delle nostre risorse ambientali. Ancora grazie Elena e ancora complimenti. Complimenti Elena, complimenti. Davvero molto determinata anche in questa risposta, sembra che le idee siano davvero molto molto chiare. Complimenti davvero. Anche tu riceverai l'attestato firmato dal maestro Leiji Matsumoto e dei libri dell'autore. Allora, ci prepariamo, abbiamo anche recuperato del tempo, siamo bravissimi. Direi quindi che noi possiamo salutare Elena, grazie ancora, Elena Chiara Zoe, questo nome è anche molto, molto, molto completo, molto bello, complimenti. E la professoressa Aleci, grazie professoressa. Grazie. Ringraziamo anche noi, insomma, le altre persone citate che hanno grazie. Grazie. Grazie davvero e buona giornata. Grazie. Salutando allora queste amiche, noi ci prepariamo ad ospitare un riconoscimento, un award fuori concorso, perché l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini con una intera classe ha partecipato con un'opera che è bellissima in qualche modo, adesso andremo a vederla, un'intera classe si è messa insieme, la seconda B se non erro, ci ha quindi inviato questa opera che ha riscontrato davvero il consenso di tutta la giuria, quindi inviterei, se sono presenti, gli studenti o le studente Maya Farano e Alessandro Dumitro, se sono presenti, e i loro docenti, la professoressa Daniela Bonagura, ecco, e là, la professoressa D'Ambrosio. Non so se ci sono tutti, se riusciamo a includerli tutti nella diretta. Professoressa Bonagura, c'è? Eccola. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, ci sono i ragazzi Maya Farano, Alessandro Dumitro? Non li vedo in attesa nella room, Claudio. La professoressa D'Ambrosio? Allora, vedo Alessandro Dumitro, quindi possiamo fare entrare anche lui, però mi dice che ha qualche problema di connessione, forse Alessandro stai provando a connetterti con un device, meglio da un computer, perché c'è un problema magari di rallentamento dello streaming. Vedo che c'è qualche problema. Allora, mentre aspettiamo, diretta, come si dice Claudio. Mentre aspettiamo Alessandro per completare l'informazione,
l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini è una scuola secondaria di primo grado, non è un liceo, ma nonostante questo hanno davvero compiuto un qualcosa di molto interessante. Darei intanto la parola alla professoressa Bonagura, così per raccontarci un po' come è nata l'idea di questa iniziativa. Grazie. Grazie, buonasera a tutti intanto, e grazie perché questa per noi è veramente un'occasione felice. E i ragazzi hanno molto piacere di poter condividere con tutti voi questo loro percorso e il loro pensiero ecologico, che viene espresso in maniera sintetica nell'opera grafica che hanno realizzato. Questa per gli allievi di tutta la classe rappresenta una tappa gratificante indubbiamente in un percorso curricolare pluridisciplinare che noi abbiamo sviluppato all'interno del programma d'azione dell'Agenda 2030. In particolare abbiamo volto a sensibilizzare i ragazzi sui temi della conservazione della biodiversità, della riduzione dell'impatto ambientale, del riciclo della plastica e della riduzione dei rifiuti, ed è stata una esperienza per i ragazzi condivisa e partecipata. E tutti i ragazzi hanno dimostrato in questa occasione di volersi sentire direttamente partecipi di questo processo di cambiamento che è nell'aria, dimostrandosi, direi, dei veri sostenitori ambientali, quindi sostenibilità ambientale, ma loro stessi sostenitori. E sarà anche per i ragazzi, se riusciranno a potersi collegare, potervi descrivere questo loro progetto. Hanno lavorato in gruppo, hanno realizzato dei bozzetti ciascuno dei ragazzi della classe, e poi avendo noi in effetti all'interno del gruppo classe anche dei piccoli artisti, diciamo artisti in erba, se vogliamo dire così, hanno potuto dare forma a questa opera, che è stata molto apprezzata all'interno del nostro istituto. Grazie professoressa. Benissimo. Nel frattempo vorrei dire a Maya Farano, se si collega magari con uno stream un po' più veloce, perché mi dice che non possiamo farla vedere, mentre invece abbiamo recuperato Alessandro Dumitru, uno degli artisti a cui darei la parola. Alessandro, raccontaci qualcosa di quest'opera che fra poco vedremo, e stiamo aumentando un po' l'aspettativa e comunque mantenendo un po' la suspense. Vai Alessandro, raccontaci come hai lavorato, se avete lavorato in digitale, visto che... No, abbiamo preferito lavorare su carta, siccome non siamo tanto pratici appunto del digitale, abbiamo preferito lavorare su carta, e come... Abbiamo ripreso la bandiera appunto di Capitan Harlock con il teschio. Questo teschio l'abbiamo diviso in due parti, in due emisferi. La parte sinistra del teschio rappresenta la natura che pian piano sta morendo, infatti si può notare anche un fuoco che appunto sta distruggendo la natura, mentre la parte destra c'è la vita rigogliosa che pian piano ricresce. Dagli occhi del teschio si possono notare delle lacrime che rappresentano la sofferenza del pianeta, oppure semplicemente l'acqua, per far notare che comunque la natura c'è sempre. Beh, una bellissima descrizione. Allora, grazie, vediamo. Alessandro. Sì, allora, abbiamo scoperto di avere un problema tecnico per cui il file del disegno si è danneggiato. Tu adesso riesci a mandarlo in onda in questo momento, se no proviamo a rinviare. Guarda, lo sto vedendo anch'io, se riuscite a mandarmelo, visto che siamo live, questo è il bello della diretta, ripeto, riusciamo a far vedere la bellissima immagine con la descrizione di Alessandro. Se riuscite anche a mandarmelo velocissimamente, non danneggiato, Claudio, riesco a farlo vedere. Allora, mi serve un minuto e te lo faccio arrivare, Alessio. Assolutamente. Nel frattempo, Alessandro, posso farti una domanda io come rappresentante di Wacom? Hai mai sentito parlare comunque degli strumenti per lavorare in digitale? Immagino che anche durante questo periodo di lockdown, anche con i vostri docenti, i vostri professori, abbiate approfittato per conoscere nuove tecnologie. Secondo te le nuove tecnologie aiutano a esprimersi in un certo modo, ad apprendere meglio,
o bisogna fare un percorso più classico, un po' come avete seguito voi anche durante la creazione della vostra illustrazione? Mi hai detto abbiamo preferito lavorare su carta anche cercando di sporcarci, no? Con i colori e tutto il resto. Sì, sinceramente, perlomeno ora sto parlando per me, io mi trovo meglio sempre da carta. Ho provato a disegnare da digitale, non da tavola grafica, ma da tablet, comunque usando un pennino, eccetera. Però diciamo che comunque mi sono trovato meglio. La differenza tra digitale e su carta non ne trovo tante. Siccome bene o male il lavoro alla fine è lo stesso, cioè disegnare. Quindi però secondo me potrebbe essere anche più utile, siccome non so colorare tanto bene, per colorare potrebbe essere meglio, secondo me. Complimenti Alessandro, anche a te davvero, a parte per l'opera, no? Anche tu sei qui a rappresentare tutta la tua classe, anche per le tue risposte, sei giovanissimo, quindi davvero. Dottoressa Zarà, di fronte a questi ragazzi così giovani, ma così forti, così capaci, adesso poi vedremo l'opera, è un peccato che non si vede in questo momento, ma le idee sembrano più che chiare. Che cosa ci vuole dire, dottoressa? Beh, intanto faccio i complimenti appunto ad Alessandro, ma anche alla sua insegnante, perché se il lavoro è stato fatto da tutta la classe, sono sicura che dietro ci sia un insegnante che sicuramente ha lavorato con loro e soprattutto ha cercato di far capire loro quali erano questi temi così importanti, e mi sembra che ci sia riuscita benissimo, evidentemente. Quindi, nonostante siano appunto dei ragazzi non di liceo, ma evidentemente hanno saputo anche lavorare tutti insieme, e questo è spesso fondamentale, perché nella vita credo che la cosa più bella sia proprio il condividere, no? E quindi lo dico anche da mamma, quello che manca oggi ai nostri giovani in questo momento è proprio poter stare tutti insieme. La scuola manca meno per gli insegnanti, manca di più perché non si può condividere con i compagni un sacco di esperienze. E quindi quello è un lavoro che può rimanere nella classe come un'esperienza, un anno particolare sicuramente, è un momento di condivisione. Quindi ringrazio tantissimo per questo contributo e il lavoro che fate tutti i giorni, perché so bene l'amore e la difficoltà che mettete. Grazie. Posso dire ancora una cosa, ovvero che c'è stata una grande partecipazione e collaborazione tra i ragazzi, ma anche tra noi docenti, perché in effetti si è trattato di un lavoro pluridisciplinare e hanno collaborato con noi anche la professoressa D'Ambroso, che è l'insegnante di lettere, il professor Gaia, che è l'insegnante di arte, il professor Daniele, che è il nostro insegnante di sostegno, e l'educatrice che lavora con noi nell'ambito del progetto SEM. Quindi è stato veramente un lavoro collaborativo a tutti i livelli, e anche la preside ci ha supportato molto in questa attività, e ringrazio tutti per questa occasione, in questa occasione. Grazie. Ok, grazie professoressa. Allora, si è aggiunto un problema, il professor Tommasetti è uscito lui dalla diretta, mi sta scrivendo, ma cercherà di rientrare, stava cercando di recuperare il file che nel frattempo gli abbiamo fatto arrivare, ma in qualche modo si è perso non solo il file, ma anche lui, lo ritroveremo, speriamo, per questa regia. Chiedo intanto a lui istruzione, come dice sempre lui, come diceva prima lui, questo è il bello della diretta. Ma se io posso condividere lo schermo? Ci può provare, non sto facendo io la regia, possiamo provarci, se lei ha l'opera, professoressa, sì, così la condivide lei. Posso provare? Sì, sì. Share screen. Share screen. Sì, posso provare. Condivido finestra, testa, condivido. Riuscite a vedere? No, probabilmente ci vuole l'ok della regia per... Ok. Chiediamo di avere pazienza, un minuto, vediamo cosa ci dice. Io faccio una domanda ad Alessandro, cosa vuoi fare dopo le medie? Cosa pensi di fare?
giusto? In realtà non lo so. Perché vorrei fare l'artistico, però mi piacerebbe anche intraprendere una carriera, cioè una carriera, oddio, una strada che potrebbe essere per esempio lo scientifico, che ne so, insomma non so cosa fare. Cioè... Devi ancora insomma andare a vedere un po' di scuole nel territorio, va bene. Esatto. Io sto aspettando istruzioni per capire cosa dobbiamo fare, nel frattempo ci dovremo preparare per la prossima sessione, quindi saluteremo Alessandro, grazie ancora e complimenti, lo farà la regia, non posso farlo io, è la professoressa Daniela Bonagura. Grazie. Complimenti per il lavoro di classe che avete fatto, abbiamo promesso di mandare in visione l'opera, lo faremo, aspettiamo solo che Alessio risolva i problemi e nel frattempo per chi ci sta seguendo in streaming nella diretta di YouTube ci prepariamo per la prossima sessione di premiazione e quindi si preparino poi ad entrare appena gli sarà possibile. Manca Matteo, la professoressa Elena Amparore e se è collegato il dirigente scolastico del liceo artistico Buniva Danilo Chiabrando. Intanto attendo istruzioni. Allora ne approfittiamo, faccio io una domanda ad Alessandro, abbi pazienza, ti è toccato, no? Nel bene e nel male. Va benissimo. Quali sono gli autori più moderni di manga che conosci, o se leggi manga, fumetti? Noi siamo magari un po' più grandicelli, quindi ci rifacciamo un po' agli autori degli anni 70, degli famosi negli anni 70, degli anni 80. Chi sono oggi, o se tu hai qualcuno preferito, insomma, che leggi e segui? Principalmente il manga non l'ho ancora letto, però ho in programma di leggerlo. Le bizzarre avventure di Jojo, fatto da Hirohiko Araki. Niente, mi piace molto il modo in cui disegna perché rende bene i personaggi, secondo me. Poi dal punto di vista della trama, secondo me è veramente bellissimo. Benissimo, allora io, scusate, sto anche comunicando con Alessio, mi dice che si era fermato il server, che ora è riaperto, però non lo vediamo. Vediamo se ci dà istruzioni. Scusate, metto un attimo in muto. Eccoci qui. Scusate, mi ho avuto un problema tecnico io con un server che ci ha abbandonato in questo momento, però vi vediamo al bello della diretta. Nel frattempo, Claudio, io vedo se mi è arrivata di nuovo l'immagine non corrotta, così la facciamo vedere, perché Alessandro ce l'ha descritta bene. Sì. Vediamo anche se abbiamo anche Maya, se si è ricollegata Maya. Professoressa, lei l'ha avvertita per caso? Ho provato ma non sono riuscita. C'è anche la professoressa D'Ambroso che è in collegamento. Allora, mettiamo subito lei... fra noi, eccoci. Sì. Professoressa, buon pomeriggio. Buonasera. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, professoressa. Allora io ti chiedo solo professoressa, un secondo. Mentre lasciamo ad Alessio, lo lasciamo libero per mandare in onda l'opera, se riesce a recuperarla. Sì. Abbiamo chiacchierato anche un po' lungo, abbiamo accumulato qualche minuto di ritardo con Alessandro, che ringraziamo ancora, con la professoressa Bonagura, quindi ci hanno un po' detto di come è nata l'idea di questa opera, fatta veramente a più mani e più menti. Qual è il suo punto di vista, insomma, come li ha visti questi ragazzi lavorare così giovani tutti insieme? Ma davvero hanno partecipato a questo progetto, di questo concorso, con tanto entusiasmo e tanta passione. È stato molto bello perché davvero Capitan Harlock ha fatto un po' da ponte tra generazioni, perché anch'io da ragazzina guardavo Capitan Harlock, quindi è un personaggio che ho molto amato. È stato molto bello condividerlo con i nostri alunni e sentire che è apprezzato ancora oggi, quindi in qualche modo attraversa il tempo oltre che lo spazio.
ed è stata l'occasione per fare questo lavoro insieme, sia per i ragazzi che per noi docenti, come ha ricordato la professoressa Bonagura, e per affrontare queste tematiche che poi fanno parte del nostro programma e attraversano un po' tutte le nostre discipline, da scienze a geografia, quindi le tematiche del riscaldamento globale, della tutela dell'ambiente, quelle che affrontiamo attraverso i punti dell'agenda 2030, i cambiamenti climatici. Ecco, finalmente vedo il disegno realizzato dai nostri ragazzi, poi avendo appunto in classe alcuni ragazzi che davvero ci sembra abbiano del talento per il disegno, ci è sembrata davvero l'occasione perfetta per farli esprimere. Grazie, grazie professoressa, finalmente complimenti, siamo riusciti a mostrare questa bellissima opera. Ricordiamo, una classe, la seconda B dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, quindi dei ragazzi giovanissimi, complimenti davvero a tutti. Alessandro, un forte abbraccio a te e a tutti i tuoi compagni di classe, salutali tutti, purtroppo con il problema tecnico abbiamo accumulato un po' di ritardo, quindi dobbiamo salutarti Alessandro, professoressa Bonagura, professoressa D'Ambrosio, buona serata, grazie per aver partecipato, grazie a voi, alla prossima sessione, invitando a entrare in questa diretta streaming, manca Matteo, la professoressa Amparore e il dirigente scolastico Danilo Chiabrando, se presente, del liceo artistico Buniva di Pinerolo. Ecco, vediamo Matteo. Ciao Matteo! Complimenti. Ciao Matteo! Buongiorno, ci conosciamo, ci diamo buonasera del tempo. Buonasera a tutti, buon pomeriggio. Buonasera. Allora, subito spazio a Matteo. Matteo, allora, per te sei classificato al secondo posto con la tua opera. Complimenti, il maestro Matsumoto si è soffermato a lungo e ha visto nella tua opera, di cui adesso vedremo una o due tavole, perché è fatta da più tavole, ha visto, noi l'abbiamo un po' raccontata al maestro, ha visto un tema a lui molto caro, che è la circolarità del tempo, perché tu in qualche modo hai immaginato, Capitan Harlock, che dal futuro ha mandato un segnale a noi che viviamo nel presente. Matteo, ci vuoi raccontare qualcosina in più della tua opera, di cosa ti ha ispirato, come hai lavorato, quello che vuoi, Matteo? Allora sì, in pratica quello che mi sono immaginato io è il nostro presente, in cui a un certo punto intorno all'orbita terrestre compare l'Arcadia di Capitan Harlock spedita dal futuro. I governi della Terra decidono di indagare, di entrare all'interno dell'astronave e scoprono un messaggio proveniente dal futuro, mandato da Capitan Harlock, che avvisa i terrestri, l'umanità, che il futuro del fumetto, il futuro descritto nel fumetto di distruzione, il mondo completamente inquinato e grigio, si è avverato. E quindi dice, se voi volete, voi avete la libertà di scegliere in questo momento, sapendo quali saranno le conseguenze delle vostre azioni, e quindi decidete se proseguire verso un futuro dove il mondo sarà completamente spoglio e grigio, oppure se invece cambiare rotta e cambiare il futuro. Grazie, grazie Matteo. Intanto io segnalo solo tecnicamente ad Alessio, da quando si è rientrato si sente un leggero fruscio, non so se è dovuto al microfono aperto di qualcuno o forse al tuo, però direi che si sente bene. Matteo, grazie. No, si sente un fruscio, ma comunque è sopportabile. Vai tranquillo Alessio, grazie. Prima di dare la parola alla professoressa Elena Amparore, volevo chiedere alla dottoressa Zarano, questo studente Matteo così giovane, insomma, ha disegnato un'opera, ha composto in qualche modo un'opera dove dal futuro arriva un po' un monito, no? A noi che viviamo in questo modo. È un aspetto veramente molto interessante. Quindi un commento su questo aspetto e che cosa forse noi, non potendo ricevere, ahimè, moniti da chi vive nel futuro,
dovremmo insomma in qualche modo fare, no? Anche rispetto a questo periodo così di emergenza sanitaria, si parla magari di comportamenti più esatti, comportamenti meno esatti da tenere, un po' qual è il suo punto di vista, no? Che cosa ci vuole dire rispetto a questo aspetto qua, dottoressa? Sì, grazie. Intanto ringrazio Matteo, anche la professoressa che l'ha seguito. Sicuramente i ragazzi sono il nostro futuro, quindi è vero che lui ha immaginato un monito di qualcun altro, ma in realtà il monito lo danno loro a noi, come giusto che sia. Io immagino anche tutto il dibattito intorno a Greta Thunberg e tutte quelle che sono state le manifestazioni dei ragazzi che prima della pandemia, insomma, hanno riempito giustamente le piazze, ed è giusto che loro pungolino noi politici affinché ci adoperiamo per fare tutto questo. Loro possono fare la loro parte in questo, ma anche producendo opere e partecipando anche come dire, a dei premi come questo, no? Perché in un certo modo si mettono in gioco anche relativamente a quello che potrebbe essere una modalità grafica di dare questo tipo di indicazioni agli altri compagni. Questo periodo di pandemia credo che a tutti un po' sia servito anche per dire quanto ci manca il verde, quanto ci manca il mare, quanto ci mancano le bellezze della natura. E infatti vi assicuro che oggi abbiamo avuto appunto una riunione sui parchi e ci hanno raccontato che non hanno mai visto gli amministratori di quei luoghi così pieni, i laghi e le montagne, come in questo periodo. Quindi un minimo di affezione in più questa situazione straordinaria lo sta generando. Mi auguro che lo generi non solo nell'immediatezza, non solo perché ci è mancato questa libertà, ma che effettivamente poi passando dei pomeriggi in famiglia in questi luoghi cominci a volersene prendere cura, perché ahimè invece stiamo cominciando anche a vedere che lasciano mascherine, guanti in giro, quindi insomma voi giovani dovete continuare a pungolare tutti gli adulti, mi raccomando, questo è il vostro assoluto compito. Grazie. Grazie a lei, dottoressa Zarà, mi raccomando, Matteo, un compito che si aggiunge, no? Voglio dire, oltre l'opera, no? Hai anche questo compito che ti ha dato la dottoressa Zarà e che ti diamo tutti noi, ma in quanto giovane tu rappresenti qui oggi i giovani. Professoressa Amparore, come ha lavorato Matteo? Ci vuoi dire, io ti do del tu perché ci conosciamo, come ha lavorato Matteo a questa opera, cosa ci vuoi raccontare? Allora, buon pomeriggio a tutti. Allora, Matteo secondo me ormai è un artista affermato, non ha neanche più bisogno della professoressa, perché ha superato, come si dice, il maestro, non il maestro Matsumoto, ma i suoi insegnanti di sicuro, e vedo per lui una carriera luminosa. Beh, lo devo ringraziare perché fin dal primo momento lui è un grande fan e io gli ho chiesto di partecipare al concorso, lui è stato subito entusiasta, ecco. Ed è bellissimo vedere che un ragazzo della sua età abbia questa grande passione e che conosca le opere del maestro così bene, perché lui è un grande appassionato, come potrebbe conoscerle un adulto. Quindi per me è veramente anche un'emozione accompagnarlo in questo concorso. Io volevo, dunque manca il preside, ma vi porto i suoi saluti, quindi avrete i saluti del preside del Liceo Artistico Buniva di Pinerolo, Danilo Chiabrando, e vorrei anche ringraziare altre due mie colleghe, bravissime, che hanno seguito Matteo e non solo lui, che sono la professoressa Donatella Beltramone e la professoressa Beatrice Piva, perché abbiamo due indirizzi a scuola che si occupano insomma un po' di fumetti, anime, manga, che sono l'indirizzo di arti figurative e l'indirizzo del multimediale. Ma Matteo con la sua opera riesce a darci grande, ci fa sentire orgogliosi indipendentemente dall'indirizzo che lui ha scelto. È veramente bravissimo. Non posso aggiungere altro perché in realtà io l'ho solo accompagnato questo concorso, è stato proprio lui l'artista, ha fatto praticamente quasi tutto da solo. Grazie professoressa, ci uniamo ai saluti alle tue colleghe. Alessio, se magari rivedendo anche una tavola dell'opera, hai tu qualche domanda, qualche curiosità per Matteo? Sì, assolutamente, io ho visto un grande uso, una grande consapevolezza Matteo
del mecha design, no? Disegnare appunto l'Arcadia con tutti i dettagli e tutto il resto. Su questo disegno, quanto il digitale ti ha permesso di sperimentare nuove tecniche rispetto a quello che magari eri abituato a fare fino adesso, prima del concorso? Intanto faccio rivedere l'opera, giustamente. In realtà il digitale già lo conoscevo da un po' di tempo e iniziavo a sperimentarlo da parecchi mesi. Lo preferisco molto al disegno tradizionale perché permette un risultato molto migliore, molto più preciso, con tempi molto ridotti, e quindi si può lavorare a più cose facendole meglio rispetto a un'opera cartacea che impiega invece molto più tempo. Vedo che hai già le idee chiare come un giovane professionista, Matteo. Cosa vede il tuo futuro? Più design o più illustrazione e fumetto? Cosa ti piacerebbe fare? Ah, io sono indirizzato verso il fumetto, in particolare il fumetto manga orientale. Complimenti Matteo, idee molto Complimenti. chiare, davvero. La risposta è Sono molto maturi, ci arriva anche un commento dal perentoria. pubblico. Bellissima Arcadia, grazie Michele Pax per questo Grazie. commento. Allora, ancora complimenti Matteo, secondo posto riceverai l'attestato firmato dal maestro Leiji Matsumoto, alcuni libri, alcuni manga di Leiji Matsumoto. Noi stiamo per salutarti Matteo e per ospitare Elena, vincitrice del concorso, quindi sta arrivando la vincitrice del concorso. Siamo alle battute, diciamo, finali, qualche Finali. minuto di ritardo, ma stiamo recuperando bene. Dopo di Ciao Elena ci Matteo. ritroveremo Grazie a poi. tutti. Ciao Ciao Matteo, Matteo. complimenti, Ciao, bravissimo, grazie. grazie. Ciao. C'è con noi Elena? Sì, eccomi. Eccoci, Ecco Elena. Elena non ha a disposizione l'immagine, ma sentiamo chiaramente la tua voce. Ciao Elena, intanto complimenti, tu hai vinto il concorso artistico. Leiji Ancora non ci Matsumoto. riesco, non ci posso Ah, credere, ho passato questa mezz'ora a complimenti. tremare davvero. Ciao Elena, Bravo, facciamo un bravissima. applauso Grazie. anche fisico, Sì, ci complimenti sta. davvero. Vinci il concorso, noi abbiamo ricevuto tantissimi elaborati, un'attenta giuria presieduta da Vittorio Pavesio ti ha classificata insieme agli altri tra quelli meritevoli di essere sottoposti poi all'attenzione del maestro Matsumoto, che ha scelto il tuo. Allora, io direi, prima di tutto facciamo parlare le immagini, proponiamo Sì. subito una tavola di Elena e lasciamo la parola a Elena se vuoi fare un commento su che cosa ti ha ispirato e portato a fare questa opera molto complessa. Sono più tavole e devo dire anche davvero molto molto bene. Allora, io volevo innanzitutto dire che la mia influenza stilistica più grande è l'arte di concept art per i videogiochi. Perché l'arte di concept art per i videogiochi ha linee libere, dinamiche, perché secondo me l'arte intrappolata nell'ostaticità e nel contorno è morta, perché l'arte deve essere libera e come l'arte non ha contorni, neanche la realtà ha contorni, perché come diceva Cézanne, l'occhio umano non percepisce i contorni degli oggetti. Quindi il mio stile è molto 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 libero, molto che lascia anche. In questo caso no, perché ho cercato di mettere un po' di contorni, però solitamente, sebbene io cerchi di lasciare, la riconoscibilità dei miei soggetti, voglio che sia, lo spettatore stesso a rielaborare e a mettere, quello che manca nella sua testa. Bellissimo, Sono delle grazie per ottime questo immagini. commento. Intanto ci sono altre tavole, andiamo a guardarle. Io vi posso dire, quando abbiamo sottoposto al maestro Matsumoto questo lavoro, è stato ovviamente apprezzato più degli altri, ma tutti gli altri sono stati apprezzati dal maestro. Adesso si è soffermato molto sulle tue tavole, Elena. Le ha guardate più e più volte, le ha passate una per una a sua moglie, che era di vicina, che è un'artista anche lei, Miyako Maki, che tra l'altro è anche l'autrice della Licca Chan, diciamo la Barbie giapponese, quindi ha
è una persona molto importante anche lei. E dunque, il maestro Matsumoto ha fatto parecchi commenti sul tuo lavoro e ha apprezzato in particolare la tridimensionalità che hai saputo dare alle immagini. Ha parlato di forte sensibilità artistica, di attenzione ai dettagli e di una bellissima e azzeccatissima, diceva lui, scelta del colore. E in particolare lo diceva soffermandosi e guardando, osservando il colore del cielo e del prato che tu hai raffigurato in alcune tue vignette, diciamo così. Rispetto a questi commenti del maestro Leiji Matsumoto, Elena, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, io voglio dirgli che, per l'appunto, io sono strappassionata di storia dell'arte e ogni volta che la nostra professoressa ce la spiega sto con le orecchie drizzate, e i movimenti che forse più mi hanno influenzata sono quello dei macchiaioli, perché loro appunto raffiguravano la realtà attraverso macchie che da lontano raffiguravano tutta un'immagine e da vicino attraverso il tocco non completo riuscivano a dare tridimensionalità agli oggetti. Infatti anche l'impressionismo ha avuto questo effetto su di me. Loro usavano la luce per raffigurare ciò che vedevano e infatti secondo me la luce è importantissima, la scelta di colori, l'illuminazione eccetera eccetera, è davvero ciò che dà vita ad un'opera. Benissimo, grazie Elena. Nel frattempo vediamo il maestro Matsumoto con il tuo certificato firmato in mano, quindi lo riceverai, così come gli altri secondo, terzo classificato e la menzione che il maestro ha voluto dare. Penso sia un riconoscimento davvero molto molto importante partecipare a un concorso artistico, vincerlo e avere, voglio dire, il riconoscimento del maestro Matsumoto. Faccio un cenno alla storia che tu hai voluto rappresentare, che si collega all'opera di Matsumoto. Tu hai inserito dei personaggi che lui in qualche modo ha inventato, ha creato ed hai rivisti in una chiave diversa, più moderna e futuristica. Come tu conoscevi già l'opera del maestro Matsumoto prima di partecipare a questo concorso e come mai hai deciso poi di... La conoscevo per sentito dire, perché comunque mia madre lo guardava da piccola e una volta me ne aveva parlato, però non avevo mai, non ero mai entrata a fondo. Poi con il concorso mi sono detta, ma sì, mi metto in gioco, ci provo, io comunque credo nelle mie capacità e vediamo come va. È andata benissimo. Quello che ho apprezzato di Capitan Harlock è una cosa... Giustamente tutti prima si sono soffermati sul fatto che parlasse dell'ambiente, però secondo me non parla solamente di questo, perché ogni episodio si sofferma anche sui sentimenti e sulle ragioni e anche sulla filosofia dei personaggi della ciurma, ma anche di quelli esterni alla ciurma. C'è la filosofia delle amazzoniane, della regina Rafflesia, anche il passato di Harlock, quello di Mayu, e comunque non parla solamente di natura, ma anche di umani. Secondo me non c'è niente di meglio dell'umanità. Io sono attaccatissima alle cause umane e infatti vorrei usare la mia arte poi in futuro in chiave sociale. Bellissimo, grazie, un bellissimo complimento. Quindi in effetti leggendo poi tutto la storia che tu hai raccontato, questo si sente proprio e si percepisce. Dottoressa Zarà, un commento di fronte a questa meraviglia? Ma intanto grazie Elena, e devo dire sei davvero una professionista, posso dirlo, cioè assolutamente, perché a parte il tuo tratto che secondo me appunto già delinea una personalità ecco ben precisa, sei stata veramente in grado anche di descrivere ora quello che ti ha mosso, quindi i sentimenti, cioè hai veramente raccontato tutto tondo come hai realizzato quest'opera, quindi proprio da professionista, quindi davvero complimenti, perché oltre a essere molto bella, perché agli occhi davvero è un piacere poter vedere la tua opera, e permette, come è giusto che sia in tutte le opere artistiche, proprio attraverso l'opera appassionarsi a quelli che sono stati i tuoi sentimenti e quello che ti ha spinto appunto a disegnarlo. Quindi anche la ricerca che hai fatto, il lavoro attraverso appunto
le tue conoscenze della storia dell'arte, dimostra proprio la tua professionalità. Complimenti, e complimenti insomma anche a chi ti ha seguito in questi anni, quindi ai tuoi docenti e alla tua mamma che guardava come me quando era piccola Capita Harlock. Va bene. Grazie, grazie. Alessio, abbiamo ancora la professoressa Amparore che era collegata prima. Possiamo mettere subito docente. In streaming, sì, con noi. Possiamo aggiungerla per un suo commento, sì. Vediamo. Eccola, professoressa Elena Amparore, ci senti? Ci dovrebbe sentire, forse ha un po' un ritardo sullo streaming la professoressa. Eccomi, ci sono. Eccoci. Ci sono. Sì, che ecco, cosa allora... credi, Elena? Sì. Prego, prego. Beh, è una professionista, è un'artista ormai completa già in tenera età. Si vedono nei suoi tratti le sue grandi capacità. Io non posso che essere orgogliosa sia di lei che di Matteo, perché due studenti ho portato al concorso e sono il secondo e il primo premio. Per me è una grande emozione, sia come insegnante che come appassionata anch'io di Capitan Harlock e delle opere di Matsumoto. Complimenti, complimenti professoressa, e quindi complimenti al liceo artistico Buniva. Elena, tu vinci, oltre ai libri, come gli altri tuoi colleghi studenti che hanno partecipato al concorso, vinci una tavoletta Wacom. Alessio, ci la vuoi far vedere? Sì, dai. Assolutamente vuoi sì, facciamola qualcosa? Vedere, perché facciamo Elena, Elena lo conosce come prodotto? Se... In tempo reale facciamo vedere tutto. Elena, complimenti, davvero, sembra di parlare con una persona già molto adulta, immagino invece che sei molto giovane, devo farti i miei complimenti anche per la scelta di questa stilizzazione di Harlock. Ho visto molte fan art, molti disegni dedicati al maestro Matsumoto, e il tuo mi ha particolarmente colpito, devo dire che l'avessi visto insieme a tutti gli altri non avrei potuto prevedere la tua giovane età, insomma il discorso di una freschezza anche nel racconto, quindi ti faccio davvero i miei complimenti. Immagino che tu abbia lavorato in digitale su questo lavoro. Ce lo assolutamente sì, per me il digitale è tutto, perché il digitale non ha restrizioni, puoi fare letteralmente ogni cosa con il digitale. Mi trovi pienamente d'accordo, non solo perché sono un ambassador appunto di questo brand giapponese Wacom, ma come te fin da studente di architettura ho trovato la mia possibilità di esprimermi al 100% solamente usando una tavoletta grafica, quindi usando una penna piuttosto che il mouse, che un po' ci limita in alcune azioni. Quindi devo dire che la tua lettura è esattamente la mia, anche se abbiamo delle età completamente differenti, ma significa che l'arte è arte sempre anche in digitale, perché ci permette di avere un'espressione del genere e di colpire anche gli altri, come hai fatto tu, come lo vediamo anche sui bellissimi commenti che ti sono arrivati live. Ancora complimenti. Grazie. Grazie Elena, ancora davvero complimenti, ti salutiamo, salutiamo anche la professoressa Amparore. Ciao Elena, grazie e complimenti anche ciao. A te grazie, per il lavoro che hai fatto. Grazie a voi, arrivederci. Chiediamo la cortesia nel frattempo anche alla dottoressa Zarà di rimanere, e intanto rinvitiamo per le battute conclusive di questa diretta gli amici Francesco Nicodemo, Vittorio Pavesio e la dottoressa Patrizia da Milano, sperando che ci siano ancora, siamo qualche minuto in ritardo, ma devo dire siamo stati secondo me sufficientemente nei tempi. Bravi. Ecco, vedo Francesco Nicodemo, bravissimo. Vittorio Pavesio. Grazie, vediamo a tutti. Se torna la dottoressa da Milano. Allora, io comincerei da Vittorio Pavesio, visto che abbiamo osservato questa serie di opere, una in fila all'altra, un tuo commento finale, così, che cosa ci vuoi dire rispetto alla creatività, voglio dire, anche alla determinazione di questi ragazzi, no? Nelle loro risposte si evitano solo capacità, voglio dire, di disegnare, ma anche saper essere. Determinazione di questi ragazzi. No? La cosa che mi ha più colpito è la determinazione sull'argomento, al di là dell'aspetto puramente tecnico, che potrebbe essere anche ovvio in certi punti parlare di come si parla di anatomia, ancora ovviamente ancora un po'
da approfondirne. È ovvio che a quell'età lì ci mancherebbe, si vedono ancora difficoltà anche di gli stessi professionisti riconoscono di avere ancora dei limiti, delle cose da risolvere, figuriamoci. Però sulla determinazione proprio di cosa fare, di come fare, soprattutto l'ultimo, la vincitrice, a cui mi unisco a tutti ai complimenti di questo lavoro fatto, proprio la consapevolezza, ad esempio parlando di arte, citando con una certa sicurezza argomenti che io alla sua età probabilmente non sapevo neanche di questo, magari perché ero più disattento, ero più pensavo più a Topolino, ai cartoni animati. però mi ha fatto molto piacere. Come dicevo prima, come ho accennato all'inizio, è sempre un arricchimento cimentarsi con menti fresche, giovani, fanno riflettere, pensare quanto sono attenti a questi problemi a cui gli adulti in questo periodo, ma anche prima, si sono trovati un attimino un po' spiazzati, soprattutto sull'ambiente, su temi che loro immediatamente mettono al primo posto nella vita e sono combattivi. Per cui bello questo, e fa pensare che bisogna, al di là oltre questo concorso, misurarsi sempre con i giovani ragazzi, anche i più giovani, perché ci possono loro insegnare qualcosa. Grazie, grazie Vittorio. Io rimarrei un po' sui commenti tecnici, quindi Alessio, no? Adesso a parte magari l'approfondimento su ognuna delle tavole, così un po' la tua sensazione su quello o la tua esperienza, tu insegni ai giovani, quindi sì. Non so se ci vuoi aggiungere qualcosa in più, si è parlato di cartaceo, digitale, vedo che le idee sono tante e diverse, ci vuoi raccontare un po' qual è la tua esperienza proprio da insegnante anche tu all'università, voglio dire, quindi magari hai a che fare sempre con giovani, ma di un respiro diverso. Un po' più grandi, sì, hanno dai 20 anni, dai 18, 19 anni in su, però devo dire che, e qui non è per complimentarmi con i docenti che abbiamo visto finora, la preparazione dei ragazzi al liceo è fondamentale. Quindi devo dire che arrivare già con l'esigenza di sperimentare sul digitale permette di avere grandi risultati anche durante l'università, che si tratti una scuola di design, che si tratti una scuola di università di architettura o di design degli interni, c'è sempre il disegno è fondamentale. Mi rendo conto anche di chi potrebbe già intraprendere una scuola per migliorarsi e per diventare un autore di fumetti o un illustratore, o addirittura raccontare le proprie emozioni affiancando delle immagini, quindi scrivendo. E devo dire che tutti questi ragazzi hanno dimostrato di essere molto maturi, molto attenti al tema sociale, al tema dell'ecologia, e quindi devo dire che ci fanno ben sperare, perché come ha sempre detto il maestro Luigi Matsumoto, i nostri ragazzi, guardare negli occhi i nostri ragazzi significa guardare verso il futuro. L'ha anche ripetuto nella nostra bellissima conferenza Claudio a Torino, che abbiamo fatto insieme. Questa sua frase per me rimarrà sempre nel cuore, insomma, guardare loro e guardare il nostro futuro. Quindi sono molto molto contento del risultato di questo bellissimo concorso. Grazie. Grazie a te Alessio, grazie anche per averci supportato, aver supportato noi e la città metropolitana di Torino nel poter conseguire questo concorso artistico. Io ti ringrazio anche per aver citato questa frase del maestro Leiji Matsumoto, anche se in qualche modo mi riporta un po' di rammarico per le tante cose che avremmo dovuto fare a Torino e non solo, anche a Bologna e Reggio Emilia in realtà, con il maestro che purtroppo poi è stato male proprio in quei giorni. Ma come qualcuno ha già detto, cercheremo di recuperare. Dottoressa da Milano, lei per prima, fin dall'inizio, ha seguito tutto l'iter dalla parte di creazione di questo concorso fino a queste battute conclusive. Qual è il suo commento così nel salutarci che ci vuole ancora lasciare? In primo luogo faccio i complimenti e ringrazio tutti i ragazzi che sono stati premiati oggi, ma anche tutti quelli che hanno partecipato al concorso, perché sono d'accordo con Pavesio, è importante mettersi in gioco, non soltanto vincere, bisogna saper raccogliere le sfide. Poi mi ha fatto molto piacere sia la passione che traspariva da tutti i ragazzi,
e sì anche la consapevolezza, perché erano tutti molto, molto preparati, molto consapevoli. Questo ha fatto sì che anche le tematiche su cui sono stati sfidati le hanno affrontate in modo tale da far percepire che le sentivano veramente molto vicine a loro, e questo, quindi questo dà, ci dà davvero speranza. Personalmente mi fa molto piacere, perché come ha detto anche prima la consigliera Barbara Zarà, significa che faranno da pungolo, che hanno ben presente dove stiamo andando, e quindi e che c'è, bisogna cambiare. E quindi li ringrazio perché per questo loro impegno contagioso, e che spero sia rappresentativo, e credo lo sia anche dei loro compagni e di tutti gli altri giovani. Grazie. Grazie dottoressa Daminale, in effetti un messaggio sicuramente da sottolineare, il suo, quello poi di Vittorio Pavesio, quindi che si vince già nel momento in cui si partecipa, e quindi ci uniamo anche noi ai ringraziamenti non solo ai ragazzi e ai professori di cui abbiamo parlato e premiato oggi, ma a tutti quelli che hanno partecipato. Correttissimo, questo assolutamente va fatto. Francesco Nicodemo, il presidente dell'associazione culturale Leiji Matsumoto, che in qualche modo si è fatta carico di organizzare il viaggio del maestro in Italia, e all'interno di questo viaggio questo bellissimo concorso. Qual è il tuo commento? Che cosa ci vuoi dire, Francesco? Ma io volevo ringraziare innanzitutto appunto i ragazzi e i loro insegnanti per aver partecipato così numerosi, e soprattutto con questo impegno che abbiamo visto. Io li invidio per due ragioni: uno sicuramente per l'età, visto che sono molto molto giovani, però li invidio anche perché io sono un uomo di fumetto ma non so disegnare, quindi ho dovuto, diciamo, dirigere la mia passione, collaborare al mondo del fumetto, diciamo, con altre mansioni, proprio perché io nel disegno sono negato. Quindi vedere ragazzi così giovani che riescono a fare delle opere così, così belle, veramente mi emoziona, e penso appunto che di molti di loro sentiremo parlare negli anni a venire, se vorranno continuare a valorizzare il loro talento su questa strada. Il maestro d'altra parte ha sempre detto che nonostante noi lo trattiamo come appunto come quello che è, quindi sicuramente uno dei più grandi artisti del fumetto di tutti i tempi, lui comunque ha sempre sostenuto, un po' schermendosi anche, che in realtà tra i giovani ci sono persone che sono destinate anche ad eguagliarlo e anche a superarlo. E quindi appunto con queste sue parole ben auguranti per queste giovani generazioni che stanno venendo avanti, volevo dare i miei saluti, i saluti dell'associazione, e ancora una volta un ringraziamento a tutte le istituzioni, sia le scuole, sia la città di Torino, tutte appunto le istituzioni, gli enti, tutti quanti i soggetti che insomma hanno collaborato per questo straordinario concorso. Grazie, grazie Francesco. Dottoressa Zarà, siamo davvero alle battute finali, e lasciamo quindi a lei, no, un po' il compito di chiudere, quindi di salutare tutti i ragazzi, la scuola, la città, il maestro Matsumoto. Sarà lei a decidere come salutarci. Prima di lasciare ancora la parola a lei, io voglio solo ringraziare ancora tutti quelli che hanno seguito la diretta, Alessio e quindi la Wacom per il supporto, e la città metropolitana di Torino, senza il cui supporto e patrocinio questo concorso non avrebbe potuto esistere. Quindi grazie a lei, dottoressa Zarà, a lei la chiudo. Grazie, intanto ringrazio davvero l'associazione. Io spero che appunto anche per quanto detto prima per il maestro sia un arrivederci, e quindi il prima possibile, al termine di questa pandemia, riusciremo di nuovo ad ospitarlo nella nostra bella Torino. E in particolare voglio ringraziare, come ho detto, gli insegnanti, gli studenti, e abbiamo dimostrato insomma quanto i nostri ragazzi siano davvero competenti. Spesso, ahimè, si sente dire che i giovani di oggi non sono all'altezza, invece no, lo dimostriamo, l'abbiamo dimostrato benissimo, abbiamo delle eccellenze sul nostro territorio, i nostri ragazzi devono solo avere l'opportunità di esprimersi, e concorsi come questi lo permettono. E quindi è stato anche secondo me un bel momento generazionale, no? Perché loro hanno avuto l'opportunità di tornare indietro e di rivedere un po' quello che vedevamo noi, e comprendere anche quali erano i nostri sogni, che poi alla fine non sono tanto diversi dai loro. E anche questo lavoro che è stato fatto appunto con le mamme, con i professori che sono ritornati un po' bambini, e anche io devo dirlo, forse
sono ritornata indietro un po' nel tempo. E quindi è veramente un'esperienza molto importante per i nostri ragazzi, per gli insegnanti e per il territorio. Quindi io vi ringrazio davvero di questo e ringrazio tutti voi e tutti quelli che hanno partecipato per questo momento molto significativo, secondo me, soprattutto per questo periodo storico. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Io grazie. Direi chiudiamo. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Alla prossima. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Grazie e buonasera. Ciao. Buonasera a tutti. Ciao.